E ciao a tutti amici del Retro Gaming, e no, io sono Talkanian e questa è la mia personalissima top 10 di giochi per PlayStation 1, la console che considero il perfetto connubio fra classicità e modernità, tra tradizione ed innovazione. È una console che vanta uno dei parchi titoli più vasti di sempre e per questo non sarà proprio una passeggiata a trovare i 10 giochi migliori, ma ci proverò. Numero 10. Ed iniziamo da Siphon Filter, un action game con aspetti stealth che ci farà vestire i panni dell'agente speciale Gabe Logan. Il gioco è una vera e propria calamita, la storia ed il gameplay vi terranno incollati allo schermo. La visuale in terza persona è gestita perfettamente grazie a due sistemi di mira automatica e manuale e ad un superbo utilizzo delle trasparenze sugli ostacoli. Una valanga di missioni, ognuno con una serie di sottobiettivi. Inoltre tantissime armi ed oggetti che ci aiuteranno a fronteggiare questa temibile banda di terroristi. Numero 9. Tony Hawk Skateboarding, una serie che è riuscita a farmi appassionare a questo sport, lo skateboarding, che viene trattato qui sotto ogni sua sfaccettatura per la prima volta, come mai nessun altro gioco era riuscito a fare prima d'ora. Ma che siate amanti del genere oppure no, è un must da provare assolutamente, un gioco in cui l'abilità con il joystick fa da padrone ed un gameplay che dà assuefazione. Poi non dite che non vi avevo avvertito. Ho scelto il secondo capitolo fra tutti gli altri della serie poiché è il più completo ed è il capitolo che ha consolidato il genere con le sue nuove meccaniche di gioco. Numero 8. Gran Turismo 2, senza ombra di dubbio il miglior gioco di simulazione di guida che potrete mai giocare sulla vostra PlayStation. Un titolo mastodontico che include centinaia di modelli di auto diverse da includere nella vostra collezione mano a mano che andrete avanti nel gioco. Una varietà di piste di diverse tipologie di gare inoltre rendono il gioco infinito. Grafiche e sonore erano i massimi livelli per l'epoca. Insomma, un gioco che nel suo genere rappresenta ancora oggi la perfezione. Numero 7. Prendete Lara Croft, trasformatela in un vampiro cacciatore di anime in bilico fra il mondo materiale ed immateriale ed ecco che avrete un'idea di che cos'è Soul River Legacy of Kain. Giusto un'idea è perché questo gioco è molto di più. Le ambientazioni tetre in stile gotico danno ancora oggi brividi. Il gameplay è completo con puzzle, sezioni di platform e combattimenti. Ed infine il reparto sonoro è perfetto, con una delle migliori interpretazioni di doppiaggio mai ascoltate su un videogame. Numero 6. Il miglior titolo di una delle migliori serie nella storia dei videogiochi. Cos'altro si può aggiungere? Pensate che la serie Castlevania insieme a Metroid definiscono un genere a parte, i Metroidvania appunto. In più, in questo titolo vengono inoltre introdotti degli elementi RPG come gli oggetti collezionabili, le salite di livello che lo rendono un vero e proprio capolavoro. Graficamente non si può chiedere di più ad un 2D platform con fondali e sprite che lasciano a bocca aperta, il tutto accompagnato da una delle colonne sonore più iconiche di sempre. Numero 5. La mia Bibbia recita: non avrai altro picchiaduro all'infuori di me. Tekken, una saga che vanta al suo attivo più di 10 titoli. Per me è la più tecnica, ma la lunghezza del passo in avanti che la serie ha fatto dal secondo al terzo capitolo non è mai stata più eguagliata. Anche rigiocandolo oggi stupisce la sua velocità, fluidità e precisione. Ma poi il Tekken Force, il Tekken Ball, la modalità Time Attack, il Survival, i combattimenti a squadre. Questo gioco ha fatto scuola e rimarrà per me il miglior picchiaduro di sempre. Numero 4. Survival Horror uguale Resident Evil. Questa equazione è nata dal primo capitolo della serie ed è tuttora valida. Certo, sono nati dei capolavori come Silent Hill, Alone in the Dark, ma Resident Evil è e rimarrà per sempre il simbolo di questo genere. Il secondo capitolo prende il concetto del primo e lo trascina fuori da quell'abitazione. Lo porta in uno scenario urbano che sa essere, volendo, ancora più terrificante. Il gameplay è solidissimo, il sonoro raccapricciante. Rigiocatelo se ne avete il coraggio. Numero 3. Siamo arrivati sul podio con uno dei miei titoli preferiti in assoluto. Avrei potuto anche inserire il 7, il 9, ma non potevo riempire di Final Fantasy e così ho scelto l'ottavo capitolo, quello che mi è rimasto più nel cuore. Un RPG così solido, così geniale, così emozionante da rappresentare molto più di un gioco. È un vero e proprio viaggio in un altro mondo, popolato da eserciti, streghe e creature fantastiche. Ed in questo mondo si avvicendano storie di amicizia, tradimento e amore. Seguite il mio consiglio, staccate un attimo la spina e riniziatevi Final Fantasy VIII.
numero 2. E in questa classifica non poteva mancare quella che è a tutti gli effetti la mascotte della PlayStation, Crash Bandicoot, con il suo terzo capitolo, Warped, il titolo più completo della trilogia, che va ad ampliare i vecchi capitoli con nuove mosse, veicoli ed oggetti. Il level design questa volta raggiunge picchi mai visti e le infinite varianti di gioco nei 30 livelli fanno sì che Crash Bandicoot 3 sia un titolo infinito che rigiocherei fino allo sfinimento. Il tutto è coloratissimo, con il suo stile sopra le righe inconfondibile. Un secondo posto del tutto meritato. Numero 1. Il miglior gioco per PlayStation 1, Metal Gear Solid. E vi sfido nei commenti a dire che questa posizione non è meritata. Un gioco talmente innovativo e avanti nei tempi che sembra provenire dal futuro. Giocarlo trasmette una sensazione di realismo e un'immersione completa nell'azione. Azione che va svolta tutta in punta di piedi, strisciando senza essere visti fra le fila nemiche, silenziosi come un'ombra. Se volete provare emozioni forti, questo è il gioco che fa per voi. Perfetto sotto ogni singolo punto di vista. Bene ragazzuoli, questa era la mia personalissima top 10 e non vedo l'ora di leggere la vostra nei commenti. Ho dimenticato qualche titolo imperdonabile? Bene, ditemi la vostra, iscrivetevi al canale e condividete questo video con i vostri amici con i quali passavate i pomeriggi giocando alla PlayStation. Buona!